Federico, finalmente capo di Stato, dimostrò non solo capacità militari come condottiero, ma anche una personalità da leader, rivelandosi un politico attento sia alle strategie internazionali sia a quelle interne. Queste doti segnarono la grandezza del Montefeltro presso la sua stessa gente, oltre che presso i suoi alleati e i suoi nemici. La magnificenza di Federico si rivelò anche nell'attività di mecenate. Egli creò una corte sontuosa dove gli artisti diventarono uno strumento per celebrare la sua grandezza. Impiegò i consistenti introiti derivanti dalle campagne militari in numerose opere di pregio. Urbino divenne così una delle capitali del Rinascimento italiano ed europeo. Il duca aveva un fiuto formidabile nella scelta dei suoi collaboratori, che individuò fra le menti dei più geniali dell'umanesimo: Piero della Francesca, eccelso nella pittura; Lorenzo Laurana, la cui formazione umanistica era permeata dalla lezione di Leon Battista Alberti; Francesco Di Giorgio Martini, mirabile architetto, soprattutto militare; Giusto di Gand, il maestro solenne chiamato dalle Fiandre. Egli unì la monumentalità e l'armonia spaziale alla meticolosità e alla chiarezza fiamminga, contribuendo a fare di Urbino un punto di diffusione del gusto nordico. E ancora Pedro Berrughete, detto Pedro Spagnuolo, che subì l'influenza di Melozzo e Piero della Francesca e portò in Spagna alcuni elementi della cultura pittorica italiana. Passarono a Urbino anche Paolo Uccello, Melozzo da Forlì, Paolo di Middelburg, grandissimo filosofo e astrologo, e Pagolo, formidabile esperto di geometria e astrologo di nazionalità tedesca. Alla corte di Federico furono chiamati molti altri maestri. Dalle Fiandre giunsero tessitori di gran valore che realizzarono magnifici arazzi con personaggi e storie che non avevano nulla da invidiare alle opere dipinte. Un'impressionante concentrazione di intellettuali e artisti, un eccezionale convergere di ingegni e competenze in uno spazio circoscritto, come era allora Urbino, che contava appena 15.000 abitanti. Quel piccolo centro fuorimano si trasformò, grazie a Federico, in capitale della cultura e dell'arte in ogni sua forma espressiva.